è partito il sinodo della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro, il più alto evento ecclesiale che una chiesa locale possa convocare. Ad Arezzo non succedeva dal 1935. Laici religiosi che si confronteranno da qui a settembre su tanti interrogativi a cui oggi una chiesa moderna deve rispondere. Il vescovo ha chiamato a raccolta i sacerdoti, i religiosi, i laici, 470 sinodali che sono chiamati a confrontarsi su un documento, uno strumento di lavoro che pone alcune questioni, chiede da alcuni interrogativi e soprattutto chiede a questa Chiesa di uscire, di domandarsi come essere Chiesa discepola di Gesù nel terzo millennio. Un rinnovamento della Chiesa locale per rispondere, a declinare il Vangelo al tempo di oggi. Quali sono allora queste esigenze a cui dover rispondere secondo lei? Ma secondo me sono più di una. Innanzitutto fare i conti con il numero del clero di oggi, per esempio, che è cambiato. Sono cambiate le nostre parrocchie, sono cambiate le esigenze dei giovani. Sapere intercettare il linguaggio, sapere intercettare i loro bisogni, le loro domande. Non si può più fare al mondo di oggi e con le esigenze che c'è oggi una pastorale con gli strumenti vecchi. Bisogna vino nuovo e noti nuovi.